Anzi, lei ha detto ha trovato un'azienda che non aveva le gambe, adesso ha le gambe per camminare. Sì, diciamo che noi abbiamo fatto una programmazione, una progettazione di idee di sviluppo dell'azienda che ovviamente si è paragonata a quella che abbiamo trovato, è un'azienda completamente diversa. Questa era un'azienda che si reggeva solamente su quelli che erano le rette e i contributi che, come abbiamo detto, erano diciamo, non rapportati alla reale esigenza degli accreditamenti. Noi invece immaginiamo un'azienda che attraverso gli immobili importanti che ha possa produrre ulteriori entrate che poi andrebbero a sanare quello che è il problema reale dell'azienda, che è il disavanzo del corrente. Andremo a ristrutturare e riaprire l'asilo Gemma Marconi, andremo a ristrutturare e creare una RSA a Regina Margherita, andremo a ristrutturare e aprire a mini appartamenti per le persone anziane in via Nicola Palma, che è l'Istituto Caraciotti, andremo a ristrutturare e destinare al dopo di noi l'immobile di Corropoli, oltre a quello che ha detto lei, che è la Città della Carità su via Taraschi. Oggettivamente da 8 anni che le gare non venivano fatte, noi abbiamo fatto praticamente la gara della ristorazione su Teramo, abbiamo fatto la gara su Nereto per l'affidamento in concessione, stiamo predisponendo e a brevissimo uscirà la gara anche dei servizi generali su Teramo. Quindi diciamo andiamo a sanare questa anomalia delle gare che magari per anni non si sono fatte. Ma questo è un bilancio di fine mandato? Questo è un bilancio per aggiornarlo a ciò che abbiamo fatto in questo anno, che io ritengo che insomma sia abbastanza straordinario rispetto al nulla che io ho trovato. Ovviamente, come dicevo prima, un anno è fatto di 365 giorni, ma se voi vedete tutte le cose che abbiamo dovuto affrontare, sembrerebbe quasi che in realtà abbiamo sfruttato un anno, come si va in alcune scuole di recupero, e l'abbiamo recuperato 8 anni in un anno solo.